Quelli che non volevano prendere i soldi del PNRR volevano non prendere i soldi del PNRR, ma lasciare invariato il deficit, quindi fare altre spese. Allora a questo punto non ha senso, perché le altre spese le va a finanziare prendendo prestito dai mercati finanziari, che costa di più. costa di più. È vero che i soldi del PNRR sono diventati più cari, perché l'Europa sta prendendo prestito a tassi di interesse più alti del passato. Però ancora c'è un vantaggio. Per un paese come l'Italia, che ha lo spread più alto di tutta l'area dell'euro, compreso della Grecia, prendere a prestito i soldi del PNRR ci guadagniamo ancora parecchio.